Noi siamo la scuola pubblica d'Italia, la scuola che tiene unito questo paese, la scuola che, come dice Henry De Luca, fa il pari tra le sue mura. Noi siamo quelli che consentono ai figli di quei poliziotti che noi amiamo di diventare deputati, di diventare quello che vogliono, di diventare anche poliziotti, ma non perché costretti dalla miseria, ma per scelta, per amore del paese e dei loro stessi figli. E continuiamo a pensare che in questa giornata due siano i luoghi importanti per portare in piazza la gente e la protesta. Uno è il Ministero dell'Istruzione, perché da qui partono le linee guida del disegno di legge che poi il governo ha acquisito, e l'altro è a Montecitorio, dove intorno alla mezza ci sposteremo tutti, perché abbiamo chiesto anche di stare lì e di avere degli incontri a livello parlamentare e ci hanno già risposto in maniera positiva. Noi veniamo contestati nella nostra contestazione, perché appunto ci rifiutiamo di accettare questo provvedimento che il governo vuole spacciare come una grande concessione, la grande assunzione di precari nella scuola, ma ciò che non si dice in realtà è che è il più grande licenziamento di massa di precari, perché all'interno del disegno di legge è previsto il taglio di migliaia di posti di lavoro, non sarà più possibile fare supplenze, che attualmente noi, io sono 10 anni che sono precaria e come assistente tecnico svolgo un lavoro prezioso per la mia scuola, una scuola professionale tra l'altro interessata dalla riforma dell'alternanza scuola-lavoro, e il governo prevede 400 ore di tirocinio, tra l'altro in orario, dicono, anche extra scolastico e quindi anche nei mesi estivi eventualmente, che noi ovviamente contestiamo perché si tratta di fornitura di manodopera a costo zero alle aziende, e i ragazzi in questo verranno penalizzati nel monte ore complessivo della didattica. E oggi penso sarà il più grosso sciopero della storia della scuola italiana, anche oltre forse quello del concorsaccio del 2000. Noi abbiamo promosso 12 manifestazioni regionali, intanto perché riteniamo che, seppure è importante scioperare tutti insieme, bisogna sottolineare che c'è una divergenza profonda, e cioè noi riteniamo che questo disegno di legge sia inemendabile, non ci siano pezze che si possono mettere a un vestito che è catastrofico se messo sopra la scuola italiana, e riteniamo che contemporaneamente vadano smantellati anche questi quiz invalsi sulla base dei quali si vorrebbe giudicare la scuola, gli insegnanti, li si vorrebbe premiare e punire. Questo non è un'immissione in ruolo straordinaria, ma è inferiore all'ordinarietà. Abbiamo da sempre detto che questo, sin dall'inizio della cattiva scuola di Renzi, era in realtà lo specchietto per le allodole, perché qui non è il problema dell'immissione in ruolo dei precari, che ci deve essere, ma che è semplicemente contingenza, perché invece qui si sta mettendo in campo lo stravolgimento totale e la destrutturazione del rapporto di lavoro dei docenti all'interno della scuola. Questi presidi sarebbero i precarizzatori, che usiamo questo brutto termine, cioè coloro che precarizzerebbero ulteriormente la categoria, perché verrebbero formati degli albi territoriali in cui ci sarebbero una parte dei precari che dovrebbero essere stabilizzati e che in realtà non verranno stabilizzati, ma anche tutti quegli insegnanti che perdono il posto perché nella propria scuola, perché sono sovrannumerari oppure perché chiedono il trasferimento, e da questi albi territoriali il preside assumerebbe a suo giudizio insindacabile lavoratori e lavoratrici che avrebbero un contratto triennale alla fine del quale potrebbero essere licenziati senza motivazione. Avevamo una situazione generale di 270-280.000 precari che sono stati giudicati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea come da stabilizzare, e invece si è cominciato a parlare di 150.000, poi di 100.000, ma adesso si scopre che questi 100.000 avrebbero contratti triennali e non sarebbero stabilizzati a vita. C'è poi la questione dei quiz invalsi, che per noi è fondamentale eliminare e cancellare, perché non è pensabile giudicare la scuola italiana da questo, e poi gli investimenti. La scuola italiana ha visto ridursi gli investimenti negli ultimi 30 anni del 30%. Lui dice: non vi preoccupate, la scuola non è una scuola azienda col dirigente manager, ma è una scuola, una comunità dove il vostro dirigente è il sindaco della scuola. Ma forse lui dimentica un dettaglio: il sindaco è eletto nella scuola, nei comuni. Allora, io ho avuto come colleghi un insegnante di arte che in realtà come primo lavoro faceva l'architetto e passava metà del tempo al telefonino a farsi gli affari suoi.
c'è qualche collega di diritto che in realtà fa l'avvocato e viene a scuola solo perché fa l'avvocato al nero e con la scuola si fa la pensione. Vabbè, questi vanno buttati fuori, ma chi li difende? Ma stiamo scherzando? Questi vanno buttati fuori perché rovinano gli studenti, screditano la categoria, ma i dirigenti scolastici hanno già gli strumenti per intervenire contro questa gentaglia, però per quieto vivere semplicemente non lo fanno. Ora, basarsi su, diciamo, un 1%, un 2%, un 3% di pecore nere per screditare il 98, 97, 99% degli altri che lavorano è una porcata. Noi ci opponiamo a questo tipo di scuola che trova la massima espressione nell'Invalsi, proprio perché è una scuola che non è più fondata su modelli di solidarietà, di confronto, di collaborazione, che sono per noi valori imprescindibili, ma è una società che è basata estremamente, cioè solamente sulla competizione. Io vorrei prendere uno di questi signori, uno qualsiasi di questi signori che sta in questo palazzo e che prende uno stipendio che è da 10 a 15 volte il mio, e fargli questa proposta: entra in una classe e prova a insegnare, dopo 10 minuti uscirà piangendo da quella classe, perché gli studenti non perdonano, sono loro quelli che ci giudicano, non i dirigenti.